Ci presenteremo nel 2026 all'anno di Napoli Capitale dello Sport con tutto il sistema delle piscine napoletane completamente ristrutturato, modernizzato, ben efficiente e ben gestito. Con la candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport, la macchina che lavora alla promozione delle attività sportive e alla valorizzazione degli impianti cittadini è già in corsa. Questa mattina la presentazione dell'accordo tra Comune di Napoli e Federazione Italiana Nuoto, che vede nascere nella piscina Scandone un centro federale permanente per la formazione ad alto livello dei giovani praticanti delle discipline acquatiche. Cominciamo da qui, cominciamo a riaprire questo centro, questa piscina Scandone a tutti quanti i ragazzi. Perché la cosa da chiarire è che questo accordo trova uniti il Comune e la Federazione in un unico intento: sport sociale, sport aperto a tutti. Perché tutto questo impegno da parte del Comune, della Federazione, della Polizia di Stato per i bambini e soprattutto per un fatto sociale? Altrimenti ci lamentiamo che poi i giovani, no, siano abbandonati per strada. Questo progetto è datato un decennio. E dico, fortunatamente l'amministrazione del Comune di Napoli ha avuto la visione, la capacità e la concretizzazione. È un progetto ambizioso col nome di Nuota Napoli, che fa dell'impianto di Fuorigrotta un luogo di eccellenza destinato ad ospitare tornei e gare di rilievo nazionale ed internazionale e che si estende con una programmazione condivisa delle attività ad altre 7 piscine della città che saranno gestite dalla Federnuoto. A partire dall'Apoerio, dall'Acqua Chiara, per arrivare fino alla Prota Giulio di Ponticelli, alla Galante di Scampia, che sono oggetto di lavori di ristrutturazione grazie ai finanziamenti del PNRR. E per non dimenticare poi quelle che stanno un po' messe peggio, ma per le quali stiamo cercando in tutti i modi finanziamenti, e cioè Bulgarelli, Paladin e nel Corso Secondigliano. Un comune coordinamento per recuperare anche gli altri impianti, alcuni dei quali sono chiusi, e per ridare uno slancio a un'attività, quella del nuoto, della pallanuoto, delle discipline acquatiche, che sta nel DNA dei napoletani. Tra i punti dell'accordo c'è la costituzione di un organismo paritetico che avrà anche il compito di definire le tariffe d'uso poi approvate dalla Giunta ed una forte attenzione agli utenti con provate difficoltà economiche e dai diversamente abili che avranno accesso gratuito ai corsi. Con un obiettivo di partecipazione sociale, questo è un po' il progetto anche politico che abbiamo messo in campo. Abbiamo trovato un grande partenariato nella Federazione Italiana Nuoto, è stato un lavoro molto anche innovativo per le scelte gestionali che sono state messe in campo. Sono molto soddisfatto di questo impegno.